Siamo qui perché siamo estremamente preoccupati di un dibattito politico che sta diventando tutto fatto di commenti a dichiarazione del governo e commenti a dichiarazione dell'opposizione. E si perdono non solo i contenuti in generale, ma soprattutto le proposte che oggi sono sul tavolo e che comunque non si arrivano mai a definire. Perciò oggi noi facciamo, non ho gli occhiali per cui spero che vediate, ma una proposta, due proposte per l'opposizione e due proposte per la maggioranza. Le proposte per l'opposizione sono finalmente una discussione sul salario minimo concreta. Fino a oggi di salario minimo si è parlato come titolo. In realtà, e ve lo farò vedere fra poco, le proposte per esempio del Movimento 5 Stelle e del PD sono antitetiche e inconciliabili. Ecco, noi abbiamo cercato di farne una che può mettere insieme le piattaforme che oggi ci sono. La seconda questione ha a che fare con la sanità. Io non finirò mai e noi non finiremo mai di ripetere che quella della sanità è la prima emergenza nazionale. Non è solo una questione di liste d'attesa, ma è più complesso di così, liste d'attesa, pronto soccorso. E tuttavia oggi noi proponiamo all'opposizione una mobilitazione, in particolare sul tema dell'azzeramento delle liste d'attesa. E anche qui non una mobilitazione sulla sanità, ma su come azzerare le liste d'attesa. Il come è elemento fondamentale della politica, perché altrimenti tutto diventa un titolo. D'altro canto, alla maggioranza facciamo una proposta specifica. Si sta rivedendo il PNRR, si sta rivedendo Repowering EU. Oggi c'è un'opportunità grande, cioè che la Commissione europea, per la prima volta, avendo detto agli Stati membri di fatto reagite come vi pare all'iniziativa Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, cioè dandogli molto spazio per quello che concerne le deroghe alla normativa sugli aiuti di Stato, è anche molto disponibile a considerare l'utilizzo per la prima volta dei fondi europei per fare crediti d'imposta / iper e superammortamento su, ovviamente, digitale e ambientale. Dall'altro lato il ripristino di Casa Italia e Italia Sicura, che, come vediamo tutti i giorni, è un'emergenza. Allora, andando sulla questione del salario minimo, cominciamo a chiarire un fatto su cui la segretaria del Partito Democratico fa molta confusione. Dire che il salario minimo si applica a chi non ha un contratto collettivo nazionale vuol dire che il salario minimo si applica a nessuno. Perché, per quanto riguarda i dipendenti, la copertura dei contratti collettivi nazionali, a seconda delle stime, varia dal 95 al 100%. Qual è il tema però? Il tema è che nell'ambito di questi quasi 1000 contratti, una quota molto piccola, intorno al 22-25%, sono contratti fatti dalle sigle maggiormente rappresentative. Nell'altro gruppo di contratti si trovano molti dei cosiddetti contratti pirata. Sono contratti che comprimono le retribuzioni, che si devono fare per evitare che ci sia richiamo ai contratti maggiormente rappresentativi e che portano 2 milioni e 200 mila persone circa a guadagnare meno di 9 euro all'ora, considerando le 9 euro all'ora ovviamente il salario differito al TFR. Che cos'è il salario differito? Il salario differito è, per esempio, nel contratto dei metalmeccanici, che figurativamente ha 8,6 euro l'ora, però dentro c'è il welfare aziendale. Il welfare aziendale è salario differito. Quello che noi proponiamo dunque è fare un salario minimo legale a 9 euro che vale anche per chi ha un contratto collettivo nazionale. Questo salario include le quote di TFR e il salario differito. E allo stesso tempo però dà 12 mesi ai sindacati per stipulare contratti che assorbano questi 9 euro l'ora. Perché è importante? Perché di fatto è presumibile che una serie di contratti privata cadrebbero, pirata, cadrebbero, perché sono fatti apposta per derogare
al livello di del livello di retribuzione della contrattazione collettiva nazionale fatta dalle associazioni maggiormente rappresentative. Quindi noi riteniamo che questo vada applicato a tutta la platea dei lavoratori dipendenti, ma anche a coloro i quali a diverso titolo sono pagati con un riferimento orario, che è una platea molto più vasta. Dobbiamo essere consapevoli che 9 euro di salario minimo si colloca nella fascia molto alta, perché i salari minimi vengono stabiliti sulla base della mediana dei salari. Il nostro sarebbe intorno al 70%, che è molto più alto del range tra il 40 e il 60 che normalmente c'è nel resto d'Europa. Tuttavia noi riteniamo che questo sia assolutamente necessario, in particolare per un tema di inflazione, ma anche di stagnazione dei salari e quindi di rilancio della domanda interna. Si deve tuttavia accompagnare a due provvedimenti. Il primo è la detassazione del salario di produttività estendendo la soglia a 6.000 euro. Salario di produttività, oggi io ero l'altro giorno in un'impresa a Trieste che è leader assoluto nella vite e bulloni di precisione. Oggi le aziende che hanno sbocchi internazionali hanno fatto record di numeri. Tuttavia non sono in grado di pagare extra, molto spesso lo fanno per esempio in questo caso attraverso buoni benzina, ma extra ai lavoratori perché entro una certa soglia hanno una tassazione molto elevata e gli costa molto di più di quello che il lavoratore percepisce. Per incentivare la quota di salario legata alla produttività, che è uno dei temi, noi proponiamo al governo di detassare interamente le quote di salario e produttività fino a 6.000 euro e i fringe benefits che possono essere dati al lavoratore come parte del salario, oggi è stato abbassato a 257 euro. L'insieme di questo pacchetto noi lo proponiamo a, ovviamente la maggioranza è per definizione, ma in questo caso specificamente al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, per una riflessione congiunta in modo da trovare una sintesi che non distrugga, come nel caso della proposta del Movimento 5 Stelle, la contrattazione collettiva nazionale, ma non demandi a 18 mesi senza toccare di fatto la platea dei lavoratori come fa quella del Partito Democratico. Quella del Partito Democratico mi riferisco alla proposta di legge depositata da Orlando Saracino, eccetera, che dice letteralmente che si applica il salario minimo a chi non è coperto da contratto collettivo nazionale, che comunque viene determinato dal CNEL nei prossimi 18 mesi. Quindi noi riteniamo che su questo si possa trovare una piattaforma comune. Se la posizione del Movimento 5 Stelle è prendere o lasciare sulla nostra, non ne parliamo. Come è costruita, quella proposta è veramente pericolosa per la contrattazione collettiva nazionale e rischia di peggiorare le condizioni dei lavoratori. Se viceversa c'è disponibilità a discuterne, noi siamo disponibili a discuterne. La seconda proposta è il piano per le liste di attesa sulla sanità. Le liste d'attesa hanno raggiunto circa 98 milioni di prestazioni non effettuate. Non effettuate in parte perché c'è stato il Covid, in parte perché ormai c'è un backlog di prestazioni lunghissimo. Noi riteniamo che dobbiamo fare in un anno, e il costo è tra i 10 e gli 11 miliardi di euro, un'accelerazione su due profili. Il primo è l'intramenia, cioè lo Stato deve prendere in carico l'intramenia e rafforzare la presenza dell'intramenia all'interno degli ospedali, cosa che oggi, come molti sapete, come voi sapete, molti ospedali non sono proprio equipaggiati per l'intramenia. Assumendosene il carico per un anno, intanto che viene rafforzato in modo più strutturale il Servizio Sanitario Nazionale. In secondo luogo, occorre rafforzare la collaborazione, le convenzioni con i centri diagnostici. Oggi, se una persona vuole fare una mammografia, può dover aspettare fino a 24 mesi. Io ho avuto una moglie con un tumore al seno, mia moglie tra l'altro si occupa di un'associazione per la prevenzione del tumore al seno. In alcune regioni d'Italia, segnatamente nel Mezzogiorno, è difficilissimo avere in tempo una mammografia. E il tumore al seno oggi è una vera epidemia. Allora,
io credo che noi dobbiamo prendere tutte le risorse che ci sono nel pubblico e nel privato e metterle a disposizione. Cos'è che riteniamo però? Che tutto questo debba essere centralizzato, cioè che ci deve essere un centro unico di prenotazione che è anche collegato con gli ospedali, in modo che anche se la diagnosi è fatta fuori per ragioni di tempo, perché noi prevediamo che se tu entro 60 giorni non riesci ad avere la visita, io ospedale ti devo dare un'alternativa su un centro privato, ma contemporaneamente i dati vanno all'ospedale, perché è importante che il controllo del processo di cura, di diagnosi di cura, rimanga nel pubblico o negli ospedali, negli ospedali accreditati. Abbiamo poi fatto una proposta sui pronto soccorso che io ho visto oggi verrà tra l'altro discussa, a parte delle cose che abbiamo messe verranno discusse nel Consiglio dei Ministri. Noi ci auguriamo che vengano ripresi i pronto soccorsi, sono letteralmente al collasso sia dal punto di vista di personale, vedete i dati, ma non solo, anche dal punto di vista di pericolosità, ci sono 5 volte i casi di aggressione che ci sono fuori, diciamo, in altre sedi pubbliche e private. E per questo va ripristinato la presenza diretta della polizia all'interno dei pronto soccorsi. Non solo questo, ma anche il fatto che sono corti di personale, più di quanto già lo sia la sanità generale, dove mancano 20.000 medici e 63.000 infermieri, anche perché i turni sono massacranti, e è nata, come voi sapete, la pratica dei medici a gettone, che è una pratica oggettivamente assurda. Ecco, rispetto a questo noi ci riserviamo di vedere cosa oggi il Consiglio dei Ministri, se sarà oggi, adotterà sui pronto soccorsi. In generale, è quello che diciamo alla Meloni, e glielo diciamo con grande nettezza, quest'anno noi dovremmo avere risorse in più per circa 10 miliardi, derivanti 5 dai bonus, dai crediti d'imposta sull'energia, che, diciamo, come noi avevamo detto, erano stati stimati troppo alti in termini di prezzo dell'energia. In secondo luogo, dalla minor, diciamo, depressione, maggior crescita, mettetela come vi pare, e in terzo luogo per il re-accounting del super bonus, che come sapete è stato spostato anche in parte agli anni scorsi. Se emergono questi 10 miliardi, ed è la proposta che noi facciamo da portare insieme alle altre opposizioni, questi 10 miliardi devono essere messi tutti qui. Perché noi oggi abbiamo 4 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. 4 milioni di italiani. E ricordo che tra bonus facciate e super bonus noi avremmo potuto mettere a posto la sanità italiana per 15 anni. 15 anni! A tutto questo bisogna porre rimedio subito. Abbiamo poi due proposte specifiche per il governo, da inserire appunto nel ridisegno che stanno facendo sul PNRR. La prima è Industria 4.0, ripristinarla com'era. Lì vedete quanto è stata indebolita con i crediti d'imposta nel corso del tempo, ma soprattutto oggi è praticamente semismontata. Quello che noi proponiamo è molto semplice, di fatto noi non stiamo spendendo fondi europei, quelli ordinari e quelli straordinari. Non li stiamo spendendo perché non siamo stati in grado di montare le strutture e perché non abbiamo fatto un lavoro attento di concentrazione sull'execution, cioè sul fare accadere le cose. Il governo adesso si è messo in testa di smontare l'agenzia per la coesione, quindi si è messo di nuovo a fare un'altra riorganizzazione che sposterà nel tempo il lavoro che invece andava fatto. Allora a questo punto o buttiamo i soldi o ci facciamo qualcosa di intelligente. Sappiamo che le imprese italiane sono pronte a spenderli questi soldi. In che cosa? Innovazione digitale e transizione ambientale. Quindi la proposta è semplice, ripristinare super bonus, scusate, lapsus freudiano, super ammortamento, iperammortamento, credito d'imposta per la formazione che è stato cancellato, che è una beata cretinata, perché ovviamente oggi la formazione è centrale in un mondo in cui cambiano i lavori completamente, rafforzare il credito d'imposta per la ricerca e innovazione, estendere tutto questo ai beni ambientali e all'energy savings, cioè ai risparmi di consumi energetici. Ci sembra un modo
molto efficace per spendere denaro, anche perché ricordo a tutti che l'industria 4.0 funziona in modo che l'imprenditore deve fare l'investimento subito. Gli effetti di finanza pubblica con super iperammortamento sono nel corso degli anni con le quote di ammortamento, quindi è un giro di cassa per lo Stato molto positivo e soprattutto lo spendono subito. Ovviamente anche questo noi le abbiamo divise per competenza, opposizione e governo, ma ci piacerebbe che anche su questo l'opposizione ci facesse una riflessione, perché senza crescita non c'è nessuna redistribuzione possibile. Infine, reintrodurre Casa Italia, su cui adesso la senatrice Fregole ci dirà qualche parola in più, ma di nuovo è un altro modo per spendere finalmente i soldi con procedure accelerate, perché altrimenti, signori, faccio solo un esempio piccolo, adesso abbiamo una cabina di regia sulla siccità. Voi sapete perché noi non spendiamo i 2 miliardi di euro che ci sono sulla rete idrica? Perché le società che si occupano della gestione del servizio idrico sono 2.500, per l'85% pubbliche, sono piccole o micro società. E allora è inutile che si fa la cabina di regia, lì bisogna prendere, fare una società unica della rete idrica, capace di fare questi investimenti, supportata da una struttura di missione, e dopodiché uno decide che può essere come Terna, si mette sul mercato in modo che sia regolata come un'azienda privata, ma rimanga con una quota di capitale, diciamo, di controllo pubblico. Però questa scelta è ineludibile, è inutile che stiamo a parlare di come spendere i soldi se pensiamo che 2.500 società possano spendere quei soldi, perché non li spenderanno mai.